diciamo seguitemi pure. Voglio filmare. Oh, è bello quel megafono, eh! No, che perché almeno gli faccio il VD anche a loro, capito? Avanti, avanti! Prego alunni di Apri Terme e Novi Ligure. Piave mormorava calma e placida al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Molti passarono quella notte i fanti, la sera bisognava e andare avanti. E s'udiva intanto dalle amate sponde, sommesse lieve le tribù di arte l'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, il piave mormorò, non passa lo straniero. Ma in una notte trista si parlò di un fosco evento, e il piave udiva l'ira e lo sgomento. Ai quanta gente ha vista venir giù, lasciare il tetto, poiché il nemico irruppe a caporetto. Proprio ovunque dai lontani monti venivano a gravir tutti i suoi ponti. S'udiva allor dalle violate sponde sommesso e triste il mormorio dell'onde. Come un singhiozzo in quell'autunno nero il piave mormorò, ritorna lo straniero. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatti la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La Repubblica, una
e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in caso di condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra, di fare di famiglie sparse come tante biglie, su un'isola di sangue tra tante meraviglie, fra limone e fra conchiglie, massacra figlie e figlie di una generazione costretta a non guardare, parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno. Con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa vostra e nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica, la testa si gira e aggiusta la mira, ragiona. Thank you.
esattamente nel 1994, quando il presidente dell'associazione Club Fratello Rosselli editrice dell'Inchiostro Fresco, in qualità di docente presso l'Università degli Studi di Genova, aveva condotto una lezione in commemorazione della nascita del padre costituente Delio Basso, padre costituente della nostra Costituzione, presso le scuole di Varazze. Delio Basso era cattivo di Varazze, assieme all'allora assessore provinciale alla pubblica istruzione e alla cultura, Roberto Pinotti. Fu un successo e da allora il nostro presidente Giambattista Cassullo ha continuato ancora a collaborare con le scuole. Per questo ringrazio il dirigente dell'Istituto Confessivo Giuseppe Saracco di Apiterme, gli alunni di Apiterme saranno i grandi protagonisti. Ringrazio l'amministrazione comunale e il sindaco Rottino Mugliere che ci ha ospitato in questa cornice che direi meravigliosa, dire poco. E ringrazio anche la Progiretti perché abbiamo tutti palato il colmo dei suoi sapori genuini. In poche parole, che cosa andrete a vedere? Andrete a vedere la drammatizzazione, ovvero uno spettacolo realizzato grazie alla collaborazione con il corpo docente della scuola Saracco, ideato tramite un ciclo seminariale che abbiamo realizzato noi del Chiostro Fresco, andando di mese in mese presso le scuole di Acquiterme a raccontare un po' la Costituzione su due principali versanti: il versante sociale, quindi i riflessi nella vita di tutti noi, e quello storico, quindi sarà anche un viaggio nella storia, dal 1215, l'anno della promulgazione della Magna Carta Libertatum, e quest'anno è l'anniversario, e poi sino ai giorni nostri. Vi ringrazio per l'attenzione e colgo l'occasione per invitare il sindaco di Novi Ligure e Rino Mogliere per un saluto. Applauso. Delle Piane, quando chiamiamo i novesi, chiamiamo il Palazzo delle Piane, è il Palazzo Comunale, è uno dei due palazzi della sede del Comune, spero che anche questo diventi l'unico palazzo comunale, e grazie ai ragazzi di Acqui che sono qui insieme ai ragazzi del Parco di Maturana, è una bella iniziativa, quindi ringrazio anch'io gli organizzatori. Giambattista Cassullo, ringrazio la Coldiretti per essere qui, vi ringrazio anche perché ogni mercoledì adesso abbiamo anche nella nostra città un mercatino chilometro zero che offre prodotti biologici ai cittadini di Novi e gestito dalla Coldiretti. Questa mattina è un'iniziativa che appunto, come si spiegava, prosegue da anni ed è un'ottima cosa, perché ritornare sulla nostra Costituzione è un fatto utile ed è doveroso da parte nostra. Ora non è facile spiegare la nostra Costituzione e forse bisogna farlo appunto a tappe, no? E quindi ritornarci e crescendo avendo in testa che la nostra Costituzione, la carta costituzionale è fondamentale per la vita di ognuno di noi. I ragazzi sanno che le regole sono importanti, rispettare le regole per il convivere. Quando siete a scuola dovete rispettare delle regole. No!
uguaglianza e fraternità della Rivoluzione francese del 1789. Erano state diffuse da Napoleone Bonaparte tra il 700 e l'800, quando era ancora un giovane militare e funzionario. Io sono un fedele sociale del popolo.
stanchi e sfogliati dalla popolazione, si ribellarono al re e chiesero a gran voce di essere coinvolti nelle sue scelte per decidere quali tributi mettere, quali guerre fare e via dicendo. Trovati senza terra, costretto sia dall'alto dai propri baroni, sia dal basso da Robin Hood che minava la sua popolarità, dovette cedere.
Io sono l'allenatore e
battaglia forte e vittoriosa. Sono il fedele servo di Sua Maestà. Per un ventennio l'Italia regredisce dal modello sociale del gruppo al modello sociale del campo. Si inaugura un periodo autoritario, sostanzialmente senza una rottura costituzionale, perché Mussolini riconosce l'autorità del re, anche se di fatto sta con me.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre.